Ma che succede? Dov'è Anderson? Dove stiamo andando? Ehi! Ce ne andiamo. Cosa? Che succede? Anderson ci vuole alla cittadella a cercare nuovi alleati. Cazzate, non ci direbbe mai di fuggire. Non abbiamo alternative. Senza aiuto questa guerra è già finita. Non ci credo. Lasciami... Basta! Anch'io resterei a combattere, cosa credi? Andremo alla cittadella. Una volta arrivati, potrai prendere una nave e tornare indietro. Comandante! Joker, sei tu? In carne e ossa. Ho una trasmissione d'emergenza per te da parte dell'ammiraglio Hackett. Passamela. Mio partner, abbiamo subito gravi perdite. Che sono schiaccianti. Sconfiggerle. Sono i convenzionali. Anderson mi ha già ordinato di chiedere udienza al consiglio sulla cittadella. Innanzitutto dovrei recarti all'avamposto della su Marte prima di perdere il controllo del sistema. Sì, signore. Stiamo cercando negli archivi con la dottoressa Zoni. L'unico modo per fermare i razziatori. L'unico modo per fermarli. Sì, sarò vivo presto. Hackett, chiudo. Joker, imposta la rotta per gli archivi di Marte. Marte. Ricevuto. Tutto questo è assurdo. Perché Marte? Cosa crede troveremo lì? Non lo so, ma se servirà a farci vincere la guerra... Preparati a partire. Dei razziatori? Negativo. Ida? La base sembra essere online. È possibile che gli abitanti siano stati evacuati. Lo scopriremo presto. Tieniti pronto, Joker. Non si sa. Ricevuto. Normandy, chiudo. Ci siamo quasi. Ancora nessun contatto dalla base, ma è in arrivo una grossa tempesta. Quando arriverà qui? Tra mezz'ora al massimo. Dopodiché avremo difficoltà a mantenere le comunicazioni con la Normandy. Ricevuto. Diamine, alla faccia della tempesta. Vista di persona sembra molto più grossa. Su, tenente, non è poi così male. Ciò non significa che non possa ucciderci. Sono più preoccupata per la guerra sulla Terra o per il fatto che nessuno ci risponda. Mi pare giusto.
negoziando. Sanno che siamo qui. Chiara, Shepard. A che riguardo? Tu ne sai qualcosa? Cerberus cosa ci fa qui? Perché pensi che io ne conosca i piani? Lavoravi per loro. Aspetti che creda che hai tagliato tutti i ponti. Ci alleammo per sconfiggere i collettori. Tutto qui. Ti hanno ricostruito da zero. Ti hanno dato una nave. Delle risorse. Voglio essere chiaro, non ho contatti con Cerberus da quando ho distrutto la base dei collettori. E non so perché siano qui o che cosa vogliano. Dopo il ritorno sulla Terra, il comandante Shepard è rimasto sotto sorveglianza. Non poteva comunicare. Mi spiace, Shepard. È solo che... Non dovrei giustificarmi con te, Ash. Ti prego, fidati di me. Mi fido, e so che... Calma, tenente. È con noi. Shepard, grazie alla dea sei viva. Liara? Mi sono preoccupata leggendo i primi rapporti. Hanno devastato la Terra. Sì. Lasciarla è stata dura. Ashley, mi dispiace. Ma perché siete qui? Ordini di Hackett. Ha detto che tu ci avresti spiegato cosa sta succedendo. Sì. Alleluia. Finalmente un po' di risposte. Forse. Ho scoperto dei piani per un congegno Protean. Potrebbe annientare i razziatori. Qui, su Marte? Negli archivi Protean, sì. Sappiamo degli archivi da decenni. Perché ora?
Processo di eliminazione, unito a un po' di disperazione. Quando hai distrutto il portale Alfa hai guadagnato tempo, ma poi sei finito sotto indagine. Sapevo di dover fare qualcosa. Anche Hackett lo sapeva. Mi ha contattata, chiedendomi di usare le mie risorse di ombra per trovare un modo di fermare i razziatori. La mia ricerca mi ha condotta qui. Hackett mi ha fornito l'accesso agli archivi e mi ha tenuta aggiornata sul tuo stato. Volevo venire a trovarti, ma... Ero agli arresti domiciliari. Non potevo fare molto per aiutarti. Credo che tu abbia ragione. In ogni caso, il mio lavoro ha dato i suoi frutti. Gli archivi sono pieni di dati, una quantità incredibile. Credo di aver trovato ciò che ci serve. Ci crederò soltanto quando lo vedrò. Dove troviamo quest'arma? Non è un'arma, non ancora. Sono piani per un congegno. Progetti. È più di quanto avessimo un minuto fa. Come li recuperiamo? Gli archivi sono al termine di quella rotaia. Sempre che Cerberus non l'abbia bloccata. Che cosa vogliono? Già, vogliono proprio catturarti. Vogliono ciò che voglio io. Ciò che vogliono tutti. Ma perché? I Protean hanno quasi sconfitto i razziatori. Avevano un piano per distruggerli, ma non c'è stato tempo. E qualcosa di così potente da distruggere i razziatori? Potrebbe suscitare l'interesse di Cerberus. Quindi è una corsa contro il tempo. Abbiamo compagnia. Lasciamoli venire. Non questa volta, James. Cosa? Torna alla navetta. Se Cerberus arriva agli archivi prima di noi, copri le uscite. Ma... Subito, tenente. Si avvicinano, dobbiamo cercare riparo. Pare che ci abbiano trovato. Ci penso. Non puoi nasconderti per sempre. Ricevuto. Quello era l'ultimo. Bene, cerchiamo una via per salire. Hanno sabotato l'ascensore. Cerchiamo un'altra via per salire. Questa è una stazione sicura. Come ha fatto Cerberus a entrare? Non saprei. Un attimo prima stavamo ricevendo rapporti sull'invasione dei razziatori. E subito dopo il caos. Inizialmente non ho neanche capito che si trattava di Cerberus. È possibile che lavorino con i razziatori? Ne dubito, ma immagino che tutto sia possibile. Shepard, cerca riparo. Shepard, cerca di trovare un accesso al passaggio. Non riesco a sbloccare i filmati in presa diretta, ma... Ehi, avete visto? Chi è la donna nel video? È la dottoressa Eva Kor. È arrivata circa una settimana fa. Che mi dici? Il passaggio è bloccato. Va bene, sembra esserci una costruzione qui vicino. Usciremo dal tetto. Da lì potremo cercare una strada. Bene, andiamo. Thank you.
vista ancora? Quella rotaia porta agli archivi. Se Cerberus la prende, arriveranno all'ultimo posto di blocco della sicurezza. In tal caso dobbiamo raggiungerla. Comandante, mi ricevi? A malapena, la tempesta sta causando interferenze. Non ho capito. James, puoi ripetere? Qual è la vostra posizione? Maledizione! Quella tempesta sarà qui tra poco. Ehi, credo che sia già arrivata. In effetti, questo portellone non dovrebbe essere aperto. Non sembra essere stato forzato. No, bisogna bypassare i protocolli di sicurezza. Qualcuno ha risucchiato l'aria della stanza mentre erano ancora dentro. Sembra che siano morti mentre cercavano di uscire. Questo è brutale persino per gli standard di Cerberus. Luci! Quando testa, chiudo. Quali sono gli ordini? C'è una forza dell'Alleanza qui nei paraggi. Dobbiamo tenerli alla larga dal nucleo. Controllate la prossima stanza. Dobbiamo pressurizzare la stanza. Siamo. Abbiamo accesso ai laboratori. Da lì arriveremo alla stazione della rotaia. Ehi, sembra che ci sia una registrazione di ciò che è avvenuto qui. Stazione di sicurezza, mi dicevi? Rileviamo una strana attività qua giù. I protocolli di sicurezza si sono attivati, è tutto sigillato. Dottore, le invierò un rapporto appena... Ora sappiamo com'è entrata Cerberus. Avrei dovuto capirlo quando l'ho incontrata. Ero così concentrata a trovare un modo di fermare i razziatori. Fermare i razziatori è l'unica cosa su cui concentrarci. Non è colpa tua. E se avessimo torto? Se non esistesse modo di fermarli? E se fossero i nostri ultimi giorni? Li sprechiamo per risolvere un problema privo di soluzione? Dai, Liara. Lo so, non dovrei pensare a queste cose. Non so come tu faccia, sei sempre lucido anche nelle situazioni peggiori. Quando la posta in gioco è così alta, penso a cosa perderei se fallissi. È un fardello terribile. Li fermeremo, Liara. Insieme. Grazie, voglio crederti. Bene, la porta è aperta. Da lì potremo raggiungere i laboratori e la stazione della rotaia. Bene, andiamo.
Cos'è questa puzza? Hanno attivato i protocolli di decontaminazione. Il personale è ancora all'interno. Qui è dove hanno analizzato i vari manufatti dissotterrati. Cosa hanno scoperto? Molto più di quello che potrei descrivere in una conversazione. E hanno scalfito solo la superficie. C'è un sacco di materiale zeppo di dati Protean che non sono mai stati analizzati. Quella è la rotaia. Ci porterà dritti agli archivi. Senza dubbio Cerberus l'avrà bloccata. Speriamo di poterla bypassare dalla stazione di sicurezza. È da questa parte. Attenti! No, ma davvero? È l'unico ingresso. Così sembrerebbe. Lo aggireremo. Restate fuori dalla sua visuale. Andrò per prima. Non lasciate che vi puntino. Resta al riparo, Shepard. Organizzate un perimetro, non deve passare nessuno. Abbiamo ancora delle squadre dall'altra parte. Ho detto nessuno, e spegni quelle telecamere. Sembra che abbiano raggiunto gli archivi. E sembra che non rimanderanno indietro la vettura. Vuoi bypassarla? Gli archivi operano su una rete diversa, siamo tagliati fuori. Non completamente. E se trovassimo una trasmittente a corto raggio, da casco a casco? E? E li convincessimo che siamo con loro e che le forze dell'Alleanza sono state eliminate? Buona idea, vedi cosa riesci a trovare. Cosa? Il tenente è diventato molto abile. Concordo. Comandante, c'è qualcosa? Che hai scoperto? Ha un trasmettitore nel casco. Se potessi... Oh! Oh, cielo, sembra quasi un mutante. Non proprio. Di sicuro gli hanno fatto qualcosa. Modificato. Da Cerberus. Sostengono di lottare per l'umanità e poi fanno questo ai loro stessi uomini. Potresti essere tu, Shepard. Per quel che ne so, magari è questo che ti ha fatto Cerberus. Come puoi paragonarmi a quella cosa? Non so più cosa sei da quando ti hanno ricostruito. Sei davvero tu? Lo sapresti se in qualche modo ti stessero controllando?
Non è carino, Ash. Sto solo riflettendo ad alta voce, non cerco risposte. Dubito che tu possa dire qualcosa per convincermi. Forse mi serve del tempo per conoscerti di nuovo. Sono sempre lo stesso. Il tempo non potrà cambiarmi. Ma se è questo che vuoi, lo capisco. Grazie per la comprensione. Figurati. Forse riusciamo a richiamare quella rotaia. Salve! Qui è la squadra Delta. C'è qualcuno? Dove diavolo eravate finiti? Non importa, com'è la situazione? Siamo alla stazione della rotaia, in attesa dell'estrazione. Nemici eliminati. Ricevuto. La squadra Echo procederà per occupare la stazione. Se la sono bevuta? In caso contrario lo scopriranno presto. Mettiamoci in posizione sul fianco quando scendono dalla vettura. Ottima idea, te. Sì. Sarà bene fare in fretta. Gli archivi sono esattamente dall'altra parte. Quelli e una squadra di truppe di Cerberus incazzate.
Esci. Shepard. Uomo misterioso. Specie affascinante quella dei Protean. E noi ci permettiamo di sciupare ciò che ci hanno lasciato. L'Alleanza sa dell'esistenza degli archivi da più di 30 anni. E come li ha messi a frutto? Che cosa vuoi? Ciò che ho sempre voluto. I dati in questi manufatti sono la soluzione per sventare la minaccia dei razziatori. Ho visto la tua soluzione, trasformare i tuoi uomini in mostri. Non direi, sono stati potenziati. Potenziati? È questo a distinguerci, Shepard. Ciò che tu intendi distruggere, secondo me, può essere controllato. Il potere dei razziatori può essere nostro. Immagina se l'umanità fosse in grado di dominarli. La Terra è sotto assedio e tu stai tramando per controllare i razziatori. Sei miope, precipitoso. La distruzione della base dei collettori ne è la prova. Quella base era un abominio. A bordo erano stati assassinati centinaia di migliaia di umani. Questa non è più la tua battaglia, Shepard. Non sconfiggerai mai i razziatori, nemmeno con i dati Protean. Collabora con me. Dammi il controllo delle tue risorse e io li fermerò. Faresti sicuramente meglio di altri, ma i tuoi sforzi sarebbero vani. E soprattutto, non voglio la distruzione dei razziatori. Possiamo dominarli, usare i loro poteri, controllare la loro essenza per condurre l'umanità all'apice dell'evoluzione. Hai perso la testa. I razziatori ci ammazzeranno se non la smettiamo di combatterci. Non mi aspetto che tu capisca, Shepard. E di sicuro non cerco la tua approvazione. Tu eri uno strumento, un mezzo. E in questo sei stato un successo, malgrado le nostre divergenze. Ma al pari delle reliquie in questo luogo, il tuo tempo è scaduto. Basta chiacchiere, Liara. Non interferire con i miei piani, Shepard. È il mio ultimo avvertimento. Me lo segnerò. Shepard. Che c'è? I dati non sono qui. Li stanno cancellando. Addio, Shepard. Maledizione, come ci sta riuscendo? È una cosa locale, stanno caricando le informazioni. Ehi, allontanati da quel terminale. Subito. Hai dati. È più veloce di quanto sembra. Restiamo vicini, non possiamo perderla. Che
penso io. Shepard, rilevo segnali dei razziatori in orbita. Ashley!